Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it, nel quale si chiacchiera ogni volta di un argomento o due, in due persone, cercando di stare attorno alla mezz'ora di durata. Io sono Andrea Maderna e con me c'è Andrea Peduzzi, ciao. Uè. Allora Andrea, tu sei qui per parlarci di un evento a cui sei stato a inizio novembre, un mesetto fa, è stato il 9 novembre, attenzione, alle ore 10 nella sala dei 146 dello Yulm, si chiamava... Si dice gender o gender? Io direi gender, però non ne sono sicuro. E poi io, cioè, c'è gente che mi chiama apposta per avere le pronunce sbagliate. Quindi... Sì, no, infatti. Poi ho l'impressione che sia la classica parola che a seconda se sei americano dell'est, americano dell'ovest, inglese, scozzese, irlandese, italiano, la pronunci un po' come capita. Quindi facciamo che come Carefre Salva Slip la pronunciamo come vogliamo. Tomb Raider anche. Quelle cose sbagliate ma accettate. Questa va oltre però, perché non sappiamo, cioè non è neanche accettata, è gender, che è play comunque. Sì, sì. Allora, il titolo vabbè, era Gender Play, i videogiochi tra rappresentazione e simulazione. Io gender, attenzione. Assolutamente. E quindi che parla di rapporto tra videogiochi e identità, new media, ruoli di genere, mainstream e sottoculture. Questa era la descrizione sul sito dello Yulm, con interventi di ricercatrici italiane, Dalila Forni, Ilaria Mariani, Fabrizia Mangeri, e la proiezione del documentario Geek Girls, della canadese Gina Hara, quindi super al femminile. Moderato da Gemma Fantacci e organizzato da Master of Arts in Game Design dello Yulm. Gratuito, aperto al pubblico. Attenzione, durava tutta una mattinata. E mi pare di capire se è stato interessante, visto che mi hai detto che volevi registrare. Tra l'altro è l'ennesimo, attenzione, tutte donne, ma c'era Matteo Bittanti. Grandissimo Bittanti, irreprensibile. Però lui in questi eventi, devo dire che se ne sta sempre un po' in disparte, si organizza ma non sta davanti. Organizza, introduce, si leva dai coglioni. Sì, introduce, esatto, sì, ma poi per il resto comunque sta lì tranquillo. Sì. È un po' il Vittorio Salvetti di queste cose. Sì, esatto, irreprensibili abitanti. Va bene, dai, dici un po' com'è stato. Sì, allora, è stato interessante, nonostante io sia arrivato clamorosamente in ritardo. Però comunque sì, è stato interessante. Gli orari di questi incontri, ecco, se proprio devo dirlo, sono forse un pochino infelici per chi magari appunto ci va non da studente, però vabbè, appunto avercene sono aperti da tutti, quindi insomma che li facciano un po' quando possono e quando vogliono. È cominciato con un intro di Bittanti, ovviamente, che poi si è levato, che ha spiegato un po' le novità del suo master di quest'anno, che secondo me è interessante, nel senso che quest'anno è possibile, volendo, pagarsi e frequentare i singoli corsi. Tipo, non so, tu non hai tempo, soldi, voglia di fare tutto il master, però magari vuoi farti, non so, prenderti le lezioni di sound design, ti paghi per quelle, vai quando ci sono, insomma, e così. E poi ha lasciato la parola alle relatrici. Dunque, l'incontro, diciamo, forse... che ho trovato un po' più interessante è stato quello di Dalila Forni, dottoranda presso l'Università di Firenze, si occupa di scienze dell'educazione e della psicologia del giocare, e ha parlato di Horizon Zero Dawn. Ne ha parlato nella misura di, adesso sto guardando un po' gli appunti che ho qua, perché appunto è passato anche un po' di tempo. Allora, prima di tutto ho introdotto, diciamo, quello che è il suo campo di pertinenza di studio, cioè il genere, educazione al genere, cioè praticamente si occupa di osservare tutti quei costrutti sociali legati a mascolinità, femminilità, che sono diversi, diciamo così, dalla differenza tra maschile e femminile intesa come dato biologico. È, diciamo, una concezione che si impara soprattutto durante l'adolescenza attraverso diversi strumenti, e questi strumenti sono appunto letteratura, cinema, giocattoli, riviste e ovviamente i videogiochi. Lei ha fatto l'esempio che fin da piccoli, diciamo, veniamo piuttosto instradati in questo tipo di cose. Banalmente le corsie dei supermercati, ad esempio, per giocattoli sono, non so se lo sono ancora, però per anni sono state divise in sezione maschile e femminile, quindi in qualche modo, diciamo così, c'è un forte condizionamento all'educazione sul genere in termini, diciamo così, di abitudini.
Dunque, riguardo i videogiochi, invece, spesso c'è molta letteratura negativa, nel senso che si dice spesso che l'industria per i videogiochi è principalmente maschile, che diciamo tendono a essere dominanti quei caratteri che sono, non so, del maschio, il marine muscoloso, oppure della ragazza, la Lara Croft, estremamente, o la principessa da salvare. Comunque, diciamo, sono degli stereotipi, però lei diceva che in realtà questi stereotipi sono un po' superati e adesso c'è la letteratura scientifica più recente, spiega che i videogiochi promuovono modelli e decostruiscono certi stereotipi in una certa misura, quindi diciamo sono un buon strumento per una rieducazione al genere. Allora, dicevo, all'inizio i modelli femminili dominanti erano due, principalmente c'era la principessa da salvare, che era un personaggio passivo da conquistare, quindi, mentre l'altra accezione era quella della donna dal corpo provocante, sia nei modelli giocabili, ad esempio Lara Croft, che nei modelli non giocabili. Dunque, nei modelli femminili giocabili si fondevano dei antistereotipi. Ad esempio, non so, ci sono donne attive, forti, indipendenti, coraggiose, intelligenti, che però si fondono con gli stereotipi di bellezza irraggiungibile, accettivazione. Hanno esempio, non so, le faceva l'esempio di ci sono armature, cioè il design di molte armature nei videogiochi è non credibile, però questo vale anche per il corpo maschile molto spesso, perché ad esempio, non so, proteggono determinate del corpo, però poi lasciano scoperto l'ombelico, quindi insomma, esiste proprio una costruzione del personaggio femminile che è proprio legata all'oggettivazione. Lei però è partita con l'analisi di Horizon, perché è un gioco che, secondo poi quello che è andata a spiegare, lei intendo, ricordo, Dalila Forni, propone sia modelli sia maschili che femminili interessanti e molto diversificati, quindi è un gioco molto inclusivo perché sono diversificati per etnia, età, classe sociale. Premetto che io tra l'altro il gioco non l'ho giocato, quindi mi devo rifare a quello che ha raccontato in sede di conferenza. Tu però, se non sbaglio, avevi intervistato la producer, è possibile? Oddio, ridimmi il nome. Horizon Zero Dawn. Ah, no, no, intendevo il nome della producer. Caspita, non me lo ricordo. sì, Angie Smets, mi pare sia. Sì, l'avevo incontrata alla Nordic Game Conference. Adesso non ti so dire il ruolo preciso, perché non mi viene in mente. Chiaro. Comunque sì, è un pezzo grosso di Executive Producer di Guerrilla Games. Ok. Però non hai giocato, giusto, perché non hai la No, non ho PlayStation. giocato Horizon. Ok. Vabbè, comunque dicevo, interessante per questi modelli che propone, nel senso che ci sono le donne, ad esempio, hanno dei ruoli molto vari, diversificati, nel senso che possono essere eroine, ma anche, diciamo, ricoprono anche altri ruoli, anche molto specifici, sono ben contestualizzate, non sono, diciamo, un contentino dato al giocatore, diciamo, privo di valore intrinseco. Sono inseriti queste donne, diciamo, questi personaggi in generale, anche molto diversificati, con coerenza nel flusso ludico e narrativo. E più importante, la protagonista non va a rappresentare tutto il genere femminile, ma è un personaggio preciso con un'identità specifica. Quindi, diciamo, non è una sorta di archetipo. Comunque, un'altra cosa del gioco che viene mostrata come interessante è che i personaggi femminili si muovono in spazi aperti, cosa che da osservazione pare più rara nel cinema e nella letteratura, quindi questo implica e sottintende curiosità per il mondo esterno, aspirazione alla scoperta. Poi la protagonista è di bell'aspetto, ma nel gioco non c'è una forte sessualizzazione, nel senso è audace, coraggiosa, selvaggia, forte, astuta e bella, ma in generale Aloy, la protagonista, va oltre il genere, nel senso che anche quando viene colpita da aggettivi negativi, ad esempio dai suoi avversari o da altri personaggi, questi aggettivi sono generali ma non sono legati al fatto che è una donna. E anche questa è una caratteristica importante nel modo in cui è stato caratterizzato questo personaggio, per cui diciamo c'è stata proprio attenzione in questi termini. Poi l'intervento spaziava un po' di più sul
mondo di gioco di Horizon, cioè la società è divisa in tribù, alcune sono patriarcali, altre matriarcali, quindi sono donne che hanno potere, autorità e ruoli spesso maschili, però il senso finale del gioco, in base a questa osservazione, non è quello di esaltare un modello o l'altro, ma piuttosto decostruirli, spiegando che alla fine sono poi le capacità del singolo, a prescindere dalla sessualità o dal genere a contare. Poi altra cosa interessante è che la tribù di Eloy crede in una dea, quindi anche la religione viene ribaltata al femminile, mentre poi ci sono anche altri personaggi che sono interessanti, ad esempio c'è fammi controllare un secondo, sì, dunque c'è Rost, che è quello che forse mi ha più colpito, il padre adottivo di Eloy, che ha i tratti da barbaro, è virile, sembrerebbe proprio il classico, non so, combattente alla Kratos, anche io ho guardato poi le foto, ma in realtà la sua personalità stride con l'aspetto, nel senso che è pacato, saggio, rispettoso, e ha aspetti paterni, ma anche aspetti materni, quindi tocca entrambi i temi. Poi c'è un personaggio come Petra, che invece è una donna ma lavora l'acciaio, è sicura di sé e addirittura sembra flirtare con la protagonista in alcuni momenti. Poi c'è la ricercatrice Elizabeth Socket, che è una donna del passato, nel senso che nel presente del gioco, diciamo così, è una società che è futura, diciamo, alla nostra, del nostro presente attuale, e questa Elizabeth Socket nel suo presente lavora in un centro di ricerca scientifica misto, cioè con molti uomini e molte donne, che pare un'ovvietà, diciamo, in termini di rappresentazione, ma è stato scelto apposta perché la statistica sostiene che le università di taglio scientifico e i centri di ricerca sono meno popolati da ragazze, quindi diciamo che hanno voluto anche in questo senso, con questo piccolo dettaglio, lanciare un segnale positivo di inclusività. Un altro personaggio, ad esempio, interessante è Teb, che è un uomo timido, coraggioso, che sceglie, ad esempio, di confezionare vestiti della tribù, quindi fa un sarto, fa un ruolo che normalmente dovrebbe essere incarnato soprattutto in questioni tribali assegnato a una donna, ma invece viene fatto da lui. Quindi le conclusioni sono che quando si mescolano le carte con gli stereotipi di genere dei videogiochi, le cose fanno interessanti, nel senso che i ragazzi possono giocare con un personaggio femminile, sperimentare una nuova identità, però in un ambiente protetto, quindi senza essere soggetti sottoposti a giudizio. Mentre le giocatrici femminili possono anche non accedere necessariamente ai ruoli stereotipati, quindi diciamo che provare un po' a mettersi in gioco, lavorando sugli stereotipi di gender nei videogiochi, di gender, anzi, come dico io, stimolano la comprensione reciproca e in qualche modo, diciamo, poi tutte queste considerazioni il giocatore, se magari anche molto giovane, non le lascia nel videogioco, ma se le porta anche nel mondo di fuori, magari interiorizza, finisce con l'interiorizzare modelli complessi e punti di riferimento diversi da quelli che incontra nella vita di tutti i giorni, e quindi, diciamo, per educarsi al genere in maniera interessante. Secondo me era un intervento interessante. Poi ripeto, non so quanto effettivamente queste osservazioni siano forzate o quante siano frutto di effettiva analisi, io proprio perché il gioco non l'ho giocato, però in generale mi sembra comunque una cosa interessante. Poi da lì, diciamo, si è aperta un po' una discussione, la conversazione si è fusa un po' col pubblico. E si è parlato un po', diciamo, di ruoli all'interno dei videogiochi in una serie di domande e risposte. Ad esempio, una ragazza dal pubblico ha osservato che molte sue amiche durante i giochi online tengono il microfono chiuso, a differenza dei ragazzi, e sempre Dalila Forni ha risposto, ha detto che è un fenomeno vasto, che ci sono in atto degli studi statistici su Twitch, proprio legati a un target espanso, e che osservano anche l'utilizzo della webcam. Addirittura pare che ci sia uno studio legato al numero di visualizzazioni che non so come dire, si interseca con la proporzione dei seni delle giocatrici, per cui diciamo che ci sono proprio questi studi in ballo. Ed è incredibile, ma è interessante che facciano studi anche su questo genere di cose, cioè che ci siano comunque delle considerazioni a riguardo. No, no, per carità. Tra l'altro è incredibile, ma in fondo è credibile. Sì, no, 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 assolutamente, assolutamente, però appunto dicono, tot ragazzi tengono accesa la webcam, quelle che lo fanno è perché hanno magari seni di un certo, cioè è piuttosto sfaccettata, poi è chiaro che io questi studi non li ho mica visti, quindi non posso che No, no, chiaro, sì. limitarmi.
Poi un'altra ragazza tra il pubblico si è detta una grande fan di Bayonetta, gioca il personaggio e ha osservato che nonostante il look provocante di Bayonetta, lei come giocatrice non si è sentita turbata, infastidita, mentre invece nei forum molta gente la critica. Qui ha risposto Fabrizio Malgeri, che ha studiato nello specifico il fenomeno. E ha osservato che Bayonetta mica scherza con il proprio corpo, è consapevole del suo aspetto. Questo spesso non piace, diciamo, a molti giocatori, però in generale l'osservazione è che in molti non hanno colto l'ironia di un personaggio così estremo, che in realtà è sicuro di sé, fieramente indipendente, non è tratteggiata smaschilisticamente, mentre oggi invece c'è la tendenza a leggere certi personaggi androgini. Bayonetta funziona a prescindere dalla sua fisicità, viene contestualizzata ad esempio anche dalle frasi taglienti che pronuncia e essendo un personaggio giapponese va incontro anche a una diversa interpretazione, nel senso che in Occidente è stata, vabbè, in parte, dicevamo all'inizio, travisata, quindi diciamo non è stata simpatica a un certo pubblico dall'altro, però la sua ironia è stata colta, l'ironia del personaggio, mentre invece in Giappone tende ad emergere in particolare la parte superficiale di Bayonetta, quindi in Occidente diciamo è stato letto un po' più approfonditamente. Poi qui bisognerebbe anche andare a vedere come e con che intenti è stato costruito, ma forse non è neanche importante in realtà, perché tutto sommato conta poi quello che è una cosa, piuttosto che l'esito, piuttosto che le intenzioni. Ah, certo. Poi. Che è un po' anche. Prima hai citato Angie Smith. Sì. Ricordo che lei, quando si parla del fatto di la protagonista di Horizon, che è diventata anche un po' questo simbolo, il personaggio femminile, è un personaggio assunto un'importanza in quanto protagonista femminile di un videogioco AAA, eccetera. Non che sia l'unica, però insomma è una delle poche. E lei stessa racconta delle difficoltà che hanno avuto, che ancora oggi c'è chi teme che il gioco con protagonista femminile non venderà, e se gli rispondi ma Lara Croft, la risposta, la contro, la counter è sì, ma è un'eccezione. Però lei dice anche: è molto bello che, cioè, ovviamente mi fa piacere se, adesso non mi viene il nome del personaggio, comunque, se è la protagonista di Horizon, Aloy. se Aloy è diventato un personaggio importante per tutte queste ragioni. Però non è che fosse nelle nostre intenzioni, noi semplicemente siamo partiti con l'idea di avere una protagonista femminile perché ci sembrava adatta nel contesto, in quello che volevamo fare, eccetera. Non è che avevamo in mente facciamo il gioco femminista, facciamo il gioco in cui diamo un ruolo importante a una donna e via dicendo. Poi fa piacere averlo fatto, per carità. No, fa piacere averlo fatto, è interessante che comunque sia stato fatto e abbia intersecato anche questo particolare momento della cultura popolare, in generale della cultura che è un po' più attenta, diciamo, all'inclusione, però interessante anche se è stato fatto a prescindere, cioè forse è più bello quasi che sia filtrato spontaneamente nel modo di sentire dei narratori, ecco. Ok. E beh, poi si è parlato sempre di altri modelli, ad esempio di Lightning, di Final Fantasy XIII, che è un personaggio un po' una maschiaccia, è stato pensato, perché si chiedevano se fosse stato pensato per giocatori maschili o femminili. Risponde sempre Fabrizio Malgeri, che ha osservato che, diciamo, con l'aumento della complessità del videogioco, gli stereotipi pure hanno ceduto il passo a caratterizzazioni più interessanti, da Lightning in poi. Ad esempio, le produzioni occidentali stanno lavorando sulla caratterizzazione dei personaggi femminili. Si sta più che altro cercando anche un equilibrio, nel senso che probabilmente Lightning è stato un personaggio di passaggio legato all'evoluzione del discorso. Ad esempio, poi invece più recentemente personaggi come quelli di Overwatch sono più, come dire, sfaccettati in questo senso, addirittura sono diventati icone della comunità LGBT, non so come si pronunci e in che modo. Ad esempio, Trace. Ma poi bisogna continuamente aggiungere lettere. Io non No, voglio. eh sì, È un terreno è un delicato. terreno delicato e rischioso. È rischioso. Comunque, ad esempio, non so, Tracer è stato oggetto di polemiche perché il personaggio nei comics, nei corti che procedono di pari passo con il gioco di Overwatch, tra l'altro io non gioco neanche a Overwatch, quindi ero lì completamente in balia dei discorsi. Ad ogni modo è un personaggio omosessuale, lesbica. In Russia addirittura è stato bannato, però
tutte le relatrici osservavano e concordavano che l'operazione di Blizzard è stata encomiabile, perché proprio per il fatto di lavorare sulla caratterizzazione narrativa del personaggio fuori dal gioco, quindi con i corti e i fumetti, ha in qualche modo accerchiato il target. E poi in generale in Occidente è stato ben accettato, quindi diciamo da parte di Blizzard c'è stato un buon lavoro di caratterizzazione in questo senso. E poi da lì il discorso si è passato alla scena un po' eSport, in particolare se ne è occupata Fabrizio Malgeri, e si parlava un po' di quale fosse la direzione della scena dal punto di vista femminile. Dunque, in statale, nell'Università Statale di Milano, c'è un gruppo che è capitanato da una ragazza, però in generale la scena degli esport è ancora prevalentemente maschile. Ad esempio, hanno raccontato di un esempio, tra l'altro, che io non conoscevo, non so se magari tu, cioè qualche anno fa un torneo di Call of Duty che si è tenuto proprio in Italia, è successo che nelle fasi avanzate di torneo Activision abbia introdotto dal nulla una squadra femminile, però senza farla passare dalle qualificazioni. Quindi praticamente tutti i giocatori si sono fatti il mazzo, si sono qualificati per arrivare, non so se alle finali o alle semifinali, e Activision, per questioni di inclusività, a un certo punto ha fatto cadere dall'alto una squadra femminile. È stata un'operazione stupida, cioè concordavano tutti i relatori, ma concordo anch'io, nel senso che se era un modo forse per dare un contentino alle donne, però di fatto ne ha sminuito il ruolo e ha giustamente fatto arrabbiare anche i concorrenti regolari. Un altro aneddoto che è stato raccontato, che pure non conoscevo, è che quest'anno nella Overwatch League, in una squadra invece è stata introdotta una giocatrice, la coreana Geguri, e si è guadagnata questo posto, diciamo, in squadra attraverso un contest, penso anche piuttosto difficile. Ecco, praticamente questa giocatrice è stata accusata ingiustamente di aver usato dei cheat, mentre faceva il contest guadagnandosi praticamente questo posto in squadra, dalla comunità dei giocatori maschili. Quindi a quel punto cosa è successo? Che Blizzard ha dovuto, per convincere, diciamo, questo pubblico, questi hater, ha dovuto organizzare una diretta streaming facendola giocare da sola in una stanza controllata da telecamere per dimostrare che non aveva barato. Cioè, a parte che sempre Malgeri osservava che a vedere il video di questa ragazza che gioca in una stanza così fa strano, è straniante ed è quasi agghiacciante, cioè sembra proprio è messa quasi torchiata. No, ma è completamente agghiacciante, ma tipo, cioè, adesso io vorrei, voglio l'elenco dei casi in cui è stata un maschio ha dovuto fare questa cosa. No, 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 infatti la capacità di un uomo non era mai stata messa così in dubbio. Quindi continuavo a leggere che donne. È la variante geek del chi ti sei trombata per arrivare lì. Sì. No, E allora ti non che escluda il fatto che poi le dicano anche quello, eh. No, no, certo, però è allucinante che poi chiaramente sicuramente Blizzard avrà concordato con lei la cosa, avranno deciso, immagino, in concerto di fare questa cosa proprio per dimostrare che Ah, chiaro, sì, le intenzioni sono quelle, però rimane comunque degradante per Blizzard e per lei, e per chi sì. rompe i coglioni poi. Ma Chi rompe i coglioni è soprattutto per perché le scelta sua, rompe gli altri coglioni, cioè subiscono. perché comunque davvero la capacità di cose del genere pare che sul versante maschile invece non erano mai stati fatti. È assurdo. Ma proprio assurdo, nel senso, poi che lei abbia voluto dimostrare di essere una strafiga e di essere fortissima, perché pare che effettivamente lo sia, ok, però in generale davvero, cioè, è inconcepibile, è quasi una cosa che mi ha fatto pensare, non so, è quasi un piccolo strumento di tortura. Beh sì, come tutti i piccoli strumenti di tortura a cui le donne sono da secoli sottoposte dal patriarcato. Beh sì, Ok, però sto caspita, scherzando, cioè. ma anche no. No, 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 beh. Comunque, in generale, appunto, questo dimostra che c'è moltissima resistenza alle donne nel panorama degli sport, che restano un contesto comunque principalmente maschile. Poi, vabbè, qui il discorso si è Ma spostato la un mia po'. domanda è, se non avessero fatto questa cosa, cosa sarebbe successo? Allora, probabilmente lei si sarebbe tenuta al posto in squadra, però immagino che a ogni match, a ogni partita, si sarebbe succata a rotture di coglioni. Capito, ma la seconda partita in cui gioca bene e si vede che è brava. Ma allora, prima di tutto pare che c'è anche la prima partita, secondo chi l'ha vista, era molto difficile poter parlare di cheat e in generale lei ha fatto delle kill pazzesche, quindi già la prima partita parlava da sé e a un occhio più esperto già la presenza di cheat non era probante, però
Non so, non ho capito la domanda, scusami. No, nel senso, c'è stato bisogno di farla giocare per far vedere che era capace di giocare. Non bastava farla giocare normalmente nelle partite Però se a quel squadra. Punto, però l'hanno fatta giocare nella stanza protetta per evitare il key cheat, con le telecamere e tutto. Cioè, quindi lei ha dovuto dimostrare di essere brava e a prova di cheat. Vabbè, cioè, usavano, sì, non bisogna essere brava. Quindi se lei magari fosse andata avanti a vincere, comunque sarebbe rimasto questo fantasma di aver barato. Sì, no, no, è allucinante. Peraltro, a voler essere precisi, è allucinante anche la mossa di Activision, quella di Call of Duty, al contrario. Sì, sì, no, no, ma è tutto completamente folle. Allora, se la giocatrice non è gnocca, questa cosa non succede, o è in generale per le donne? Se c'è un giocatore particolarmente palestrato e super figo, non si mette in dubbio la sua nerdità. Cioè, è completamente folle. Guarda, non voglio neanche interrogarmici. Banda di rincoglioniti. No, ma guarda, è ridicolo. Tra l'altro, io la sto guardando, questa povera che cura adesso in foto, una ragazza di 19 anni, normalissima, quindi non particolarmente appariscente. Quindi in realtà il punto è proprio perché è una donna. No, neanche perché è una donna che gioca col proprio aspetto e robe così. È una donna, quindi non può essere brava negli sport. Ergo, non può essere brava neanche nei videogiochi, immagino. Vai a sapere. Sì, e per essere, è che è un po' come il fatto che le hacker nei film non va bene che siano sempre fighe, che voglio dire, però va bene che tutti gli altri personaggi lo siano. Cioè, perché l'hacker oppure non va bene che sia gnocca? Non so, mi ricordo ad esempio in Rubicon che era carina, però quella carina un po' particolare, magari no, non la strafiga, ma la carina che ti deve piacere, ecco. Sì, no, vabbè. No, però qui veramente mi fa specie. Cioè, tra l'altro vorrei, io poi il video adesso me lo riguarderò perché è veramente incredibile. Vabbè, comunque. Penso okay, che quando poi lei aveva 17-18 anni, cioè, quindi ancora una situazione veramente sgradevole. Poi vabbè, comunque dicevo, il discorso è spostato un po' anche alla presenza del mondo femminile negli studi. Se negli studi pare che attraverso, diciamo, un'indagine negli studi per là ci sarebbero molti più uomini che donne, nella scena indie di contro la presenza femminile è rilevante, ci sono anche donne che sono a capo di aziende, di team, e questo secondo, diciamo, le osservazioni delle presenti, della relatrice, è interessante perché crea una sorta di bottom up sano nel quale la donna è inclusa, quindi una spinta dal basso che arriva praticamente a modificare alcune egemonie dell'industria. Tanto questa presenza femminile influenza anche i contenuti, perché ad esempio ci sono i giochi con team diciamo così portati avanti da donne, dove ad esempio magari, non so, il personaggio femminile viene anche interpretato secondo una certa sensibilità. Facevo ad esempio di Sea of Solitude, che però non ho, è di prossima uscita, non so se è già uscito adesso, così, di comunque sviluppato da John May Games per Electronic Arts, che è curato da una donna, Cordelia Geppert, e ha una protagonista donna che affronta il tema della depressione, che è stato anche un tema che ha affrontato la designer, e in qualche modo osservava che fare questo gioco con la protagonista femminile nella quale un po' si ritrovava è stato un percorso quasi terapeutico. Quindi diciamo che poi qui si è chiusa la parte, diciamo, del discorso. Tra l'altro, se qualcuno avesse interesse, diciamo, a guardarsi l'intervento completo, è disponibile su Vimeo. Penso che sia stato caricato a quest'ora. Poi, dicevo, è seguita la produzione di Geeks Girls, che è un documentario del 2017 che esplora la scena della ragazza nerd. Questo è molto molto carino, molto interessante. Praticamente la filmmaker canadese di ungherese Ginara ha esplorato con delle interviste la scena delle giocatrici, è andata a vedere tra le cosplayer ragazze che magari giocano online e che quindi usano nomi falsi, altre ragazze che hanno avuto i suoi stessi interessi magari per i giochi 3D, per il retro gamer, ma che non erano incluse in certe comunità del retro gamer perché la cosa era considerata insolita. In pratica praticamente scopre un po', riscopre e amplia la sua identità geek conoscendo altre ragazze come lei. Soprattutto è interessante che da quando la cultura nerd è diventata una tra i modelli dominanti per quanto riguarda i contributi culturali, non si è data
molta attenzione a questa metà femminile del mondo nerd, diciamo così. Comunque manca ancora molta caratterizzazione. È un documentario che dura un'ora e mezza, credo, del 2017. Al momento, ho guardato sul sito una settimana fa, non è disponibile per, non so, in DVD o per visioni private. Si può noleggiare per $400 per proiezioni pubbliche istituzionali, e su Facebook comunque ci sono in giro, quindi non so, per dire, se avete cinema, associazione culturale o quant'altro, esiste questa possibilità, che poi è quello che hanno fatto in questa sede. Il fatto era, credo, un'anteprima europea, se non sbaglio. Però comunque su Facebook, sulla pagina di Geekworld documentario, si possono vedere le date che ci sono in giro per il mondo. Però in generale, se magari vi interessa diffonderlo, sappiate che si può fare con una spesa che, tutto sommato, è abbastanza modica, se siete un'associazione o quant'altro. Quindi, insomma, questo è stato l'incontro, è stato interessante, è possibile che venga replicato. Tra l'altro ci sono anche un sacco di altri incontri interessanti, Yulm, curati da Bittanti, che secondo me, se mi permetto, diciamo, un'osservazione, non hanno sui social, o forse non è, a loro non interessa farli girare in un certo modo, però comunque, diciamo, sono ottimi contributi, gratuiti, ce ne sono quasi ogni mese su temi più svariati, e secondo me non hanno ancora abbastanza risonanza. Cioè, comunque noto che c'è molta più eco attorno a cose meno interessanti, quindi, insomma, li consiglio, dateci un'occhiata sulla pagina della Yulmo sul blog dell'Irreprensibile Abitanti. Ok, va bene, grazie. Direi che abbiamo quindi concluso. L'appuntamento con HotQuest Weekly è alla prossima settimana, ovviamente, probabilmente con la posta del cuore di Quedex. Per oggi, appunto, è tutto. Ciao! Ciao!